violenza di genere e violenza assistita. Sono due facce della stessa medaglia e ne parliamo con il dottor Felice Addonizio, presidente dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, ma già questore di Arezzo, e do il benvenuto anche alla dottoressa Maria Elena Mungo, criminologa. Allora, dottor Addonizio, io ho detto due facce della stessa medaglia, sono stata impropria o ho detto bene? No, è assolutamente corretto questa similitudine tra le due cose, perché come violenza di genere noi intendiamo la violenza intrafamiliare, considerando questo tipo di violenza una violenza che non si estende solo al ristretto nucleo familiare, ma anche quel nucleo familiare un pochino allargato, per esempio le famiglie allargate, per esempio la possibilità che ci sia una violenza esercitata dal fratello intendendo cognato della donna, piuttosto sì, che del nonno. E come la parte assistita di violenza è tutti quei comportamenti che i bambini che fanno parte di questo nucleo familiare sono costretti a vedere ad assistere a questi atti. E che somatizzano al punto tale di avere una serie di comportamenti che poi sarà difficilissimo nel tempo riuscire a riportare ad uno stato insomma di serenità, mi verrebbe da usare questa parola. È ovvio che per le migliori definizioni la dottoressa Mungo potrà essere molto più precisa di me. E appunto, grazie di avermi dato la parola, perché allora, dottoressa Mungo, violenza di genere e violenza assistita. Cioè, la violenza assistita fa parte dell'aspetto, diciamo, passivo? Sì, sì, abbiamo alcuni casi, poi dopo ne parliamo un attimo. Ecco, però la violenza di genere, no? Si pensa alle violenze violenza di genere, abbiamo parlato di violenze esterne, diciamo, al nucleo familiare che può subire la donna, ora parliamo di quella che è la violenza di genere, quindi nel nucleo familiare. Perché ne parliamo? Perché molte donne non riescono ad uscire da questo ciclo di violenza. Ciclo perché? Perché inizia in un modo ben preciso, ovvero con una sorta di violenza psicologica che si manifesta tramite, prima di tutto, l'uomo cerca di distruggere l'autostima della donna, la isola dal contesto familiare, lavorativo, delle amicizie, gli fa chiudere conti bancari, fa lasciare luoghi di lavoro per averla totalmente in suo possesso. Una volta isolata... Che poteva avvenire nel secolo scorso. Ma succede, succede ancora spesso. Nel senso, è un esempio del secolo scorso, ma sì, la donna, insomma, voglio dire... È attuale. Quindi a questo punto la donna è totalmente in balia dell'uomo. Non ha più amici, i parenti li vede poco o niente. Si vergogna, passiamo, perché poi voglio dire si colpevolizza, rende... in molti casi, ma se ha fatto così vuol dire che io forse l'ho provocato, no? Sì, sbagliatissimo. Certo. Quindi si passa immediatamente dopo alla fase della violenza fisica, no? Che sia fisica, sessuale, insomma. C'è una terza fase che viene chiamata luna di miele, l'uomo si calma un attimo, no? Quindi la donna ci ha visto, è stato passeggero. Ora, queste fasi si avvicineranno sempre più velocemente, sarà sempre più breve il periodo della cosiddetta luna di miele. Ecco. Ho imparato un termine nuovo oggi, dottoressa, grazie. E quindi la donna a questo punto non avrà, con grande difficoltà, la forza di uscire da questa violenza. Perché lei è sfinita. È sfinita, poi a livello psicologico è annientata, non solo e tanto fisicamente, ma più che altro psicologico, ed è difficile obiettivamente uscire. Però, per quello che noi diciamo, alle prime avvisaglie, subito, non aspettate la fase. Perché amare una persona, averci dei figli, eccetera, non è facile. Ma uno dice, magari è nervoso, magari è un periodo brutto e quindi tende a sdrammatizzare. Cosa succede nel nucleo familiare? Se ci sono dei bambini, subiscono la cosiddetta violenza assistita. Assistendo a queste violenze, perché purtroppo assistono, loro fino a una certa età possono adottare magari una posizione passiva, quelli più piccolini è ovvio che non possono intervenire. Abbiamo purtroppo avuto dei casi in cui quelli più grandi intervengono, fino addirittura all'uccisione del padre, quindi vi rendete conto che si rovina questo soggetto, questo tante volte anche minore, si va a rovinare l'esistenza. Quindi, voglio dire, se una donna non trova la forza per sé personalmente, almeno lo faccia per i figli. Ecco, è fondamentale, perché
un bambino che ha assistito alla violenza dei genitori, ma non a un semplice battibecco, chiariamoci. Che può esserci in tutte le famiglie. Ma poi si fa pace, cioè, ci si ride un sopra. Modo di capire che si può discutere e fare pace, no? Infatti, e quando siamo a livelli patologici, è la distruzione dell'essere, no? Del perché bambino. Sempre più, anche quando ci sono separazioni, sempre più giudici dicono certo. La cosa da tenere in considerazione. Tuteliamo i bambini. Perché il bambino non ha avvocati. No, riporterà poi delle conseguenze psicologiche, somatiche, che saranno si potrà dire per tutta la vita. Prego, dottoressa. No, volevo solo aggiungere che sono state predisposte in quasi tutte le principali città italiane dei percorsi cosiddetti rosa, in cui la donna che riesce ad uscire da questa violenza viene presa in mano da un punto di vista psicologico, economico. Tra l'altro, recenti ora sono state predisposte delle norme che tutelano i datori di lavoro che assumono donne che hanno subito violenza, hanno degli sgravi fiscali proprio per reinserire la donna nel mondo del lavoro. Addirittura ci sono case, famiglie, diciamo così, in cui la donna viene messa proprio tutelata fisicamente, protetta, quindi uscite da questa violenza, si può. Però allora, ecco, dicevo. Il sistema è anche abbastanza immediatamente comprensibile: rendere la donna oggetto. L'oggetto è qualcosa di inerte che io rendo mio. Non mi interessa da parte dell'uomo, ovviamente, il rapporto con la donna. Se questa donna ha possibilità, capacità di reazione, la rendo oggetto, l'oggetto è mio, ne faccio quel che mi pare. Però posso fare una domanda? Mi interessa il resto. In ragione di ciò, il meccanismo è facilmente comprensibile. Per cui la donna, al momento che se ne rende conto, si deve anche capire che intorno a questa vicenda esiste, come diceva la dottoressa, un percorso rosa, che non è soltanto il percorso in cui la donna entra quasi volontariamente. Però poi posso fare la domanda? Prego. Che era questa, nel senso, questo percorso rosa, come io posso accedere? Tramite denuncia? Non necessariamente. No, anche pronto soccorso, un semplice accesso. È questo, a capire, perché se si parla di un qualcosa dobbiamo dare anche l'input. Infatti, e come accedere a questo percorso rosa, quindi anche se io vado al pronto soccorso o vado a fare una denuncia. Infatti quello che volevo dire è questo, in buona sostanza, non pensi la donna che nel momento in cui va al pronto soccorso il medico non si renda conto se quella vicenda è una vicenda determinata da violenza o da caduta occasionale. Lo stesso medico, che è in quella occasione un pubblico ufficiale, ha il dovere di emettere un referto che è l'inizio della procedura di tipo penale. Detto questo, attivando lo stesso medico il percorso rosa non è fatto da un iter assolutamente burocratico, ma è fatto di persone che sono formate e specializzate in questo iter e che tendono a tutelare la donna nella non ripetizione di cose che sono state già dette. La seconda parte è trovare delle persone che sono assolutamente sensibili e quindi danno delle indicazioni. Quindi il sergente Garzia, sì, che può sembrare esserci magari se si va a un pronto soccorso, no, il poliziotto, lui è opportunamente aiutato, opportunamente guidato, è quello che prende in mano la prima cosa, ma appena si attiva questo percorso rosa viene data a persone specializzate, e che questo comportamento fa parte della tutela assoluta sia della donna, ma sia di tutti coloro che sono le parti deboli della famiglia, cioè i bambini. Certo. Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo, io vi ringrazio per i vostri preziosi consigli e vi ricordo che abbiamo appunto parlato di violenza di genere e violenza assistita.